Ecospray Technologies è una società del gruppo Carnival con sede ad Alzano Scrivia in provincia di Alessandria. Ecospray si occupa di ricerca e sviluppo, progettazione e realizzazione di tecnologie innovative e sistemi per il trattamento di gas e per applicazioni industriali. L'azienda impiega più di 50 ingegneri, detiene numerosi brevetti internazionali e ha completato con successo centinaia di progetti per il trattamento di gas industriali. Ecospray opera sia in campo terrestre che in campo navale. L'attività in campo navale ha conosciuto negli ultimi anni degli sviluppi importanti, in generale legati all'aumento della sensibilità verso i temi ambientali e a nuove normative che regolano l'utilizzo dei combustibili. Gli scrubber sono il prodotto di punta, il prodotto principale di Ecospray, più corretto chiamarli Exhaust Gas Cleaning System. Su questi prodotti c'è grande interesse da parte del mercato in considerazione delle norme che entrano in vigore il 1 gennaio 2020. A partire dal 2012 abbiamo installato 250 impianti su circa 100 navi. Ecospray è sicuramente leader mondiale nel settore degli scrubber. Sui nostri impianti utilizziamo tre tipologie di prodotti ABB, motori elettrici, inverter e da poco sistemi di analisi dei gas. Abbiamo iniziato in particolare con i motori dai primissimi impianti che abbiamo fatto 5 anni fa. Ad oggi abbiamo motori ABB su più di 200 impianti di due tipologie, M3BP e M2BA, e in particolare è il marchio che preferiamo per la sua affidabilità. Noi collaboriamo con ABB anche nel settore inverter e in particolare da più di 3 anni acquistiamo la gamma CS880, della quale apprezziamo soprattutto la facilità di programmazione, lavorando a bordo delle navi è per noi molto importante. La partnership con ABB si sta già rafforzando notevolmente, da alcuni mesi abbiamo iniziato ad acquistare sistemi di analisi dei gas, prodotto GAA330, per alcune nostre commesse del settore cargo, e è un prodotto tecnicamente molto interessante. Abbiamo un interscambio tecnico costante con la fabbrica e la sede italiana, e quindi il futuro è già iniziato.